Salve, oggi parliamo di radicali, seconda lezione di due lezioni. Allora, la prima cosa che vi volevo far, diciamo, che volevo spiegare oggi è il trasporto dentro. Allora, esiste una regola generale, quindi abbiamo A per radice ennesima di B. Per trasportare A all'interno della radice ennesima di B, prima cosa dobbiamo fare è questo. Dobbiamo elevare A alla n e poi farne la radice ennesima. Diciamo che questa scrittura è equivalente ad A. Una proprietà delle potenze e quindi si può scrivere A alla n fratto n, poi si semplifica e rimane A. Quindi scrivere A radice di n alla n significa scrivere A. Quindi scriviamo qua. Cioè è radice di n alla di n. Poi radice ennesima di b. Adesso raccogliamo le due radici ennesime, una sola. E mettiamo radice di A di n per B. Quindi adesso A l'abbiamo portata all'interno. Siamo partiti da qua e siamo arrivati qua. Facciamo subito degli esempi. Radice cubica di 3. Ok, quindi 2 per andare dentro la radice di 3, radice cubica di 3, va elevato alla terza e diciamo poi va fatta la radice cubica, quindi è adesso che si fa? Si riprende, si raccoglie tutto in un'unica radice, 2 al cubo fa 8 per 3 che fa 24, per 3 che fa 8 per 3, 24. 24. E questa scrittura con il 2 che va dentro è questa.
Secondo esempio. Al cubo per la radice di A. Va elevato al quadrato e poi va fatta la radice, quindi radice quadrata di A alla terza al quadrato per la radice di A. Quindi questa diventa radice quadrata di 6 di A alla sesta per la radice di A. Radice si raccoglie alla sesta, però fa alla settima e questa è quando al cubo entra in radice di A, otteniamo questo, radice di A alla settima. Ok, adesso parliamo del raccoglimento e trasporto fuori al segno di radice. Partiamo subito con degli esempi. Radice di 18. Scomposto in fattori primi, quindi facciamo fare l'inverso del procedimento che abbiamo fatto prima. Quindi prima abbiamo elevato al quadrato e fatto la radice per portare dentro, invece adesso si fa il contrario, quindi in questo caso il 3 al quadrato sotto la radice, lo scrivo meglio. Questa cosa qua, questa scrittura si può scrivere anche 3 e portarla fuori dal segno di radice, perché è l'opposto di quello che abbiamo visto prima, perché radice quadrata di 3 alla seconda sarebbe 3 alla seconda fratto 2, ma 2 fratto 2 semplifica e rimane 3 alla prima, cioè 3.
quindi è l'opposto di quello che abbiamo fatto prima. Quindi questo qui diventa 3 radice di 2. Quindi radice di 18 è 3 radice di 2. Secondo esempio, radice cubica di 120. Allora, prima cosa si riscrive 128 scomposto in fattori. Quindi è 64 per 2. Quindi 64 si potrebbe scrivere sia 8 per 8, quindi 8 alla seconda, sia 4 al cubo. Siccome abbiamo la radice cubica, quindi ci conviene scriverlo come 4 al cubo per 2. E qua stesso ragionamento di qua, quindi 4 al cubo fratto la radice cubica, cioè 4 al cubo sotto radice cubica è 4, e poi ci rimane radice cubica di 2. Questo e poi questo. Il 4 viene tirato fuori dalla radice. Allora. Terzo esercizio, radice quadrata di 64 per x alla quinta. Allora, scomponendo in fattori, dobbiamo sempre tenere presente il tipo di radice che abbiamo di fronte. Questa è una radice quadrata, quindi ci conviene elevare questi numeri, questi fattori, a radici quadrate oppure a radici che possono essere divise da 2. Quindi 64 è 8 al quadrato e 5, cioè x alla quinta, ci conviene scomporlo in x alla quarta per x. E adesso possiamo applicare la proprietà invariantiva, quindi 8 al quadrato fratto sotto radice quadrata diventa 8 e si porta fuori, x alla quarta sotto radice quadrata diventa x al quadrato e anche qua va fuori, e poi si rimette radice x. Quindi questa è la formula iniziale e qua abbiamo tirato fuori 8 e x al quadrato, mentre x è come dietro. Ok. Adesso parliamo di addizioni e sottrazioni, ovviamente dei radicali. La prima cosa che
che dobbiamo dire è che le addizioni e le sottrazioni, per le addizioni e le sottrazioni, non valgono le regole del prodotto e diciamo, della divisione. Quindi possiamo subito scrivere che la radice ennesima di A più la radice ennesima di B non è uguale alla radice ennesima di A più B. E la stessa cosa vale per la differenza, quindi radice ennesima di A meno radice ennesima di B non è uguale alla radice ennesima di A meno B. Quindi chiariamo subito questo punto, quindi addizioni e sottrazioni, i radicali, non è come fare prodotto o diciamo la divisione. Ok, adesso facciamo qualche esempio di addizione e sottrazione. Esempi. Quindi questo è il primo esempio, come ho detto, quindi è 2 radice di 5 più 3 radice di 5. Ok, e qua dobbiamo fare lo stesso discorso che si fa quando si addizionano o si sottraggono i monomi. Ok, quindi se abbiamo due monomi, ad esempio 2a più 3a, che hanno la stessa parte letterale, quindi sono simili. Allora i monomi si addizionano e diventa, il risultato è 5a. Qua è la stessa cosa, solo che al posto della parte letterale abbiamo una radice. Quindi 2 ha come radice 5, 3 è la radice 5, quindi li possiamo considerare due radicali singoli e quindi si possono sommare. Quindi la loro somma è radice di 5 e qua la parte numerica ci va la somma in questo caso, 2 più 3, cioè 5. Facciamo un altro esempio, sempre di diciamo radicali simili. Radice cubica di x meno 2 radice cubica di x. Vedete, qua c'è la stessa cosa, radice cubica di x e radice cubica di x. Quindi sono simili e si possono sottrarre. Quindi 5 meno 2 fa 3 e 3 radice di x. Invece adesso facciamo l'esempio di due radicali non simili. 4 radice di 5 più 2 radice di 2. Vedete la parte della radice, diciamo, quindi radice di 5 e radice di 3 è diversa. Quindi, essendo diversi, i radicali sono non simili e quindi rimangono così, non si può, cioè non si può sommare né sottrarre, rimane così.
Certe volte si incorre in radicali che non sono simili, però possono diventare simili. Ad esempio, facciamo questo esempio qua, in radice di 3 quadrata più radice di 12 quadrata. Esempio molto facile. Quindi, come si fa a ridurli? Cerchiamo di scomporre 12, ok? Quindi, radice di 3 più la radice di 12 che si può scrivere come 2 al quadrato per 3. Ok? Quindi la radice di 3. Allora, come si fa? Abbiamo visto prima, quindi 2 al quadrato, sotto radice si può scrivere 2 e si porta fuori. Quindi otteniamo 2 per la radice di 3. Quindi questo è l'inizio, diciamo, quindi radice di 3 più radice quadrata di 12. E qua è la formula finale, questa è la formula finale. Quindi radice di 3 più 12 sarebbe radice di 3 più 2 radice di 3. Vedete, la parte della radice è uguale. Quindi qua è la diversa, qua è uguale. Quindi sono diventati simili i radicali e quindi si possono sommare. Quindi, radice di 3 si rimette, 1 più 2 fa 3, quindi 3, 3 radici di 3 e la loro somma. Questi radicali simili. Oh, adesso facciamo l'ultimo argomento che è forse il più importante, è la razionalizzazione. Allora, che cosa significa razionalizzare? Razionalizzazione significa togliere, quindi razionalizzazione, due punti, significa togliere il segno di radice dal denominatore. Togliere il segno di radice dal denominatore. Voglio proporre tre tipi di razionalizzazione. Allora, il primo è quando il denominatore radice. Secondo tipo, denominatore una differenza
i radici. Quadrate. E la terza, qua il denominatore sempre, quindi sempre, ho scritto qua, il denominatore radice, quindi denominatore, differenza o somma di radici quadrate, e il terzo caso, quindi il denominatore è differenza. Quindi, ripetiamo, quindi, razionalizzare significa togliere il segno di radice dal denominatore. Vi propongo tre casi. Quindi, il primo è il denominatore e una radice. Poi, il secondo caso è differenza o somma di radici quadrate. E il terzo caso è differenza o somma tra un numero e una radice quadrata. Quindi, questi sono i tre casi che vi propongo. Facciamo gli esercizi. Facciamo un momento. Bene, facciamo gli esercizi. Facciamo esercizi. Partiamo con il primo caso, quello che vi ho fatto vedere. Il primo caso è quando il denominatore è una radice. Quindi facciamo due esempi su questo. Allora, il primo esempio è 4 radice di 2. Ok, quindi l'obiettivo nostro è togliere questa radice. Come si può fare? Una tecnica è questa. Moltiplicare tutto per radice di 2 fratto 2, che comunque sappiamo che è 1, moltiplicando questo per 1 il prodotto non cambia. Quindi questo è uguale a 4 per radice di 2 fratto 2. Questo si semplifica, otteniamo 2 radice di 2, vedete? Quindi il denominatore non c'è più. Secondo esempio, 2 radice cubica di 2. Allora, la stessa tecnica facciamo pure qua. Quindi moltiplichiamo sopra e sotto per la radice cubica di 4. Perché radice cubica di 4? Perché
radice cubica di 2 per radice cubica di 4 fa radice cubica di 8, che è un cubo perfetto. Sopra invece è 2 radice cubica di 4, quindi radice cubica di 8 fa 2, sopra si scrive 2 e 2 se ne vanno, radice rimane radice cubica di 4, che sarebbe questo. Razionalizzato, vedi, la radice cubica o la radice in generale non c'è più. Adesso facciamo degli esempi relativi al secondo caso. Il secondo caso è che abbiamo come denominatore la differenza di due radici quadrate. Ok? Quindi è 6 fratto radice quadrata di 7 meno la radice quadrata di 3. Allora, per diciamo, risolvere questi tipi di razionalizzazione bisogna tenere a mente una regola importante dell'algebra che dice che cioè a quadro meno b quadro è uguale ad a più b per a meno b. Allora, questa regola la dobbiamo sempre tenere a mente quando risolviamo questo tipo di razionalizzazione. Allora, come si fa? In base a quella, questa la possiamo considerare la differenza di a per b. Quindi se moltiplichiamo per a per b otteniamo la differenza di quadrati. Qual è il vantaggio? Che se otteniamo la differenza tra quadrati, le radici scompaiono e quindi si può razionalizzare. Quindi facciamo radice vedete, qua c'è la somma, c'è la differenza e qua c'è la somma. Adesso moltiplichiamo anche sopra quindi somma somma questo, in modo tale che questo rapporto fa 1 moltiplicato per 6 rimane inalterato il risultato. Quindi adesso facciamo le moltiplicazioni, quindi sopra è 4, quindi applichiamo la regola, cioè la somma di differenza, quindi possiamo scrivere a 4 meno b quadro, le radici se ne vanno. Quindi abbiamo 7 meno 3 che fa 4, si semplifica. Quindi abbiamo 3 per radice di 7 per radice di 3 fa 2.
3. Facciamo un altro esempio, sempre relativo al secondo caso di razionalizzazione. Moltiplichiamo per la somma, quindi radice di x più 1 più radice di x. Mettiamo anche sopra, così abbiamo un rapporto che da 1 è moltiplicato a questo, non cambia il risultato. Quindi facciamo le moltiplicazioni e sopra ci mettiamo questo. Invece sotto abbiamo sopra più differenza, come possiamo fare la differenza tra i due quadrati. Quindi facendo la differenza tra i quadrati, quindi il quadrato la radice di x più 1 meno il quadrato della radice di x, quindi se ne vanno le radici e abbiamo questo. Quindi se ne va x, rimane 1, quindi alla fine ho radice radice di x più 1 più radice di x. Quindi, il risultato è razionalizzato ed il denominatore non c'è più. E quindi abbiamo fatto la razionalizzazione. Facciamo l'esempio del terzo caso che vi ho proposto. Quindi l'esempio solo, quindi è 1 fratto radice di 3 più, quindi vedete qua c'è un numero e una radice quadrata, quindi 1 si può scrivere anche come radice di 1. Ok, quindi qua siamo al caso di prima. Quindi al caso di prima abbiamo la somma tra due radici. Quindi se io moltiplico per la loro differenza, ok, radice di 3 e 1, sopra e sotto, per non alterare il prodotto, posso applicare questa, quindi abbiamo la somma, la differenza, che mi dà a quadro meno b quadro e che mi consente di togliere le radici. Togliamo le radici, qui abbiamo 3 meno 1. E adesso possiamo scrivere la radice di 3 meno 1 fratto
abbiamo fatto, perché abbiamo questa formula, diventa questa formula. Abbiamo razionalizzato, non ci sono più le radici, c'è 2 al posto di radice di 3 più la radice di 1. Grazie.